E la cosa amara, al di là della figuraccia internazionale che abbiamo fatto, la cosa amara è che dopo il 25 settembre noi rischiamo di avere una situazione politica peggiore di quella attuale, o perlomeno identica a quella attuale, perché abbiamo un sistema elettorale, una legge elettorale che è francamente demenziale. In Italia abbiamo una legge elettorale che prevede che ci sia una rappresentanza parlamentare per tutti, anche per un amministratore di condominio, anche per chi rappresenta lo 0,2, lo 0,3, lo 0,5% dei voti. Una democrazia che voglia funzionare non può garantire la rappresentanza a tutti, anche a chi non rappresenta nulla. In Germania vi è un sistema elettorale proporzionale, non c'è un maggioritario puro, rigoroso, un sistema proporzionale, però con una soglia di sbarramento al 7%, cioè i partiti che non raggiungono il 7% dei voti se ne vanno a casa, punto. Avremmo dovuto trovare il coraggio in Italia di fare una legge del genere, anche proporzionale, ma se non alla tedesca con una soglia di sbarramento al 7%, almeno con una soglia del 5%. Questo avrebbe consentito di avere un Parlamento più o meno governabile, ma in Italia nessuno ha avuto il coraggio di fare una proposta del genere. E quindi andiamo a votare con questa legge e rischiamo di avere dopo il 25 settembre esattamente la stessa situazione che abbiamo oggi. Perché al di là delle chiacchiere che sentiamo raccontare in queste ore, le divisioni e le frantumazioni sono da tutte le parti. Nel centro-sinistra i 5 Stelle non hanno dato la fiducia. Centrodestra veniva già da una divisione fra chi stava al governo e chi stava all'opposizione. Avremo settimane, mesi, anni difficili davanti a noi. Che tristezza.